Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. Allora, ordunque, oggi è esattamente il 9 ottobre del 2022. Allora, vorrei fare questo un altro video vlog, sfogo, aggiornamento di questo inizio mese per dirvi che innanzitutto ballo nei miei vestiti. Sono sempre più magra o comunque giusta. Ho perso un altro chilo, non mi ricordo se già ho fatto questo video o meno. Comunque, ho perso 4 4 kg ufficialmente. kg. E al lavoro per ora, e dico per ora, tutto bene, sono ancora nel reparto di neurochirurgia e spero di restarci il più a lungo possibile. E come vedete, questi tutti i giubbotti appesi qui non sono tutti miei, ma sono della persona con cui mi frequento e come vedete momentaneamente è stato un mese di vai e vieni, di robe varie, cose da sistemare, ma non sto convivendo, voglio specificarlo, ma semplicemente la persona con cui io mi sto frequentando in quest'ultimo periodo mi viene da me spesso. E detto ciò, non voglio più dirvi nulla perché preferisco evitare di raccontarvi le mie cose intime e private, visto che anzitutto la persona con cui mi frequento non lo sa quasi nessuno da parte sua. E poi ho notato che tutte le mie ex vi guardate i miei video e quindi non so effettivamente fino a che punto va bene questa cosa. Quindi occhio non vede, iole non duole. Come si suol dire, ambulanza sempre quando devo fare i video. Allora, detto ciò, come me la sto passando in generale? Piuttosto bene, no bad, no bad. La situazione è stabile, amorosa, lavoro, amici, family vari. Sono riuscita e riesco a gestirmi insomma un bel po' di roba e qua a casa ho comprato altre cose per la casa che mi mancavano e qualche capriccetto vario. Detto ciò, adesso non mi manca ufficialmente nada de nada. Farò la mia prima festa ufficiale di Halloween qui in questa mignon di casa. Ho invitato in realtà tutti i miei amici e non so dove ci dovremmo mettere, però ok. Diciamo che fino a 7 persone ci andiamo, 4 nelle sedie, 3 nel divano, per il resto gli altri insomma all'impiedi, un po' ciascuno, eccetera. Sarà la mia prima festa in generale in questa casa. Per il mio compleanno, ossia che sarà tra qui a meno di un mese, sinceramente non so come mi vorrei organizzare. Volevo fare una specie di gita. Non lo so, non lo so, sinceramente. Non so quando uscirà questo video, non so cosa farò sinceramente per il mio compleanno, non so neanche che cosa mi autoregalerò. Ho bene o male un po' tutto, ormai. Diciamo che per me i soldi li ho spesi e anche piuttosto bene, di vari capricci. Quindi in realtà quello che mi andrei a comprare è sempre una roba in più al momento. E in teoria effettivamente qua non saprei manco dove metterla, quindi non lo so. Pensandoci adesso. Non saprei. Quindi, boh, non lo so. Questo video è un po' muzzo effettivamente. Niente. Detto ciò, ci saranno appunto tante feste all'orizzonte e ovviamente come ogni anno del mio pippone esistenziale, Iole ha fatto il compleanno, riceverete un video pippone esistenziale di Iole dove si farà un automonologo di tutto l'anno e delle varie cose, diciamo appunto, che mi sono successe. Nulla. Domani ho la famosa visita al cuore che mi devo fare da 3 mesi. È arrivato il momento, finalmente domani mattina. Sì, domani mattina mi devo puntare una super sveglia.
Vuoi fare una visita di controllo standard, più un classico ECG, insomma. Spero di essere più tranquilla possibile o più o meno agitata in modo tale che loro vedano il mio piccolo cuoricino come è combinato. Ma io credo che tutti questi sbalzi di battiti su e giù siano in realtà dovuti un po' allo stress dell'ultimo anno, non dico degli ultimi 3 anni perché sarebbe un po' inquietante. Però sì, ragazzi, dell'ultimo anno, come ben sapete, io l'anno scorso a ottobre non ero qua, ma convivevo con Chiara. E convivevo con lei nella sua casa, in Culonia, in mezzo al nulla. E c'era tutta una situazione particolare, certo, perché nel mese di ottobre, da qui a poco, poi la storia si sarebbe conclusa, quindi praticamente io l'ho conclusa a fine dicembre, praticamente sì, a dicembre dell'anno scorso. Cioè, questo vuol dire che tra 2 mesi, io farò un anno già che mi sono lasciata. Wow, cioè, mi pare ieri, ma mi è volato. Ovviamente non mi è sembrato un anno. Ho accumulato tanto stress, non era. Mi dispiace se guardi i miei video, ma non se li guardate prima, non se li guarderà manco adesso. Sei stata la storia più importante della mia vita, in assoluto, ovviamente. Ci sono stati pro, ci sono stati contro, ma più ormai erano i contro che pro, per me, a parer mio. Non siamo cattive persone, non sono una cattiva persona per quello che ti ho fatto e perché ti ho lasciato, ma semplicemente credo che io esisto per me. E mi sono resa conto che negli ultimi 5 anni ho soltanto accontentato gli altri e a me manco mi sono mai autocacata. E questo ha comportato sì che ad un certo punto sono esplosa e non ce l'ho fatta più. Soprattutto te, cara Chiara. Ho cercato di veramente ricucire la storia in tutti i modi possibili, ma a un certo punto mi sono resa conto che non stavamo bene insieme. Non eravamo l'uno giusto l'uno per l'altro. Tutto qui, cioè, io credo che alla fine la storia si è conclusa solo per questo, perché io non stavo bene per te e tu non stavi bene per me. E quindi, a parer mio, non ha senso continuare una storia quando si stava male. Non avevamo firmato un contratto, nessuno aveva detto niente, io ci sono rimasta di merdissima, e intanto capita ancora che ti penso, perché è piuttosto normale come cosa, ma ti penso come settore passato nostalgia, non come voglio tornare con te. E credo che nemmeno tu voglia tornare con me, perché se no l'avresti già fatto pure tu. Quindi ci siamo resi conto che non era cosa l'una per l'altra. E va bene così, ora non ho più rabbia, spero non ce l'hai nemmeno tu. Sto facendo questo video come se tipo lei mi sta guardando, ma non credo che mi guarderà. Se lo stai facendo, ti ringrazio. Non ce l'avere con me, perché cioè, entrambi sicuramente abbiamo sbagliato in tante cose, anche se nell'ultimo periodo più tu che io, però va bene così. Nulla, insomma, fine. Cioè, non, ragazzi, quando, e con questo concludo, quando 2 persone non stanno bene insieme, e quindi non stanno bene insieme, lasciatevi, mollatevi a malincuore, abbiate il coraggio.